Allora, come vedono gli americani e gli italiani? Questa è una bella domanda. Vi posso dire che è una domanda molto interessante a cui rispondere. E la mia sensazione è che gli italiani siano molto ben visti dagli americani. In passato questa cosa non era proprio così, cioè quando vi fu la grande immigrazione di italiani in America, quindi dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 50, fino a quando poi non c'è stato il boom economico in Italia e quindi non si è emigrato più in America. All'inizio, quando arrivavano questi italiani in America, venivano visti come brutti, sporchi e cattivi, no? Quindi c'era molta diffidenza verso gli italiani che venivano qua. Insomma, i casi di Sacco e Vanzetti è molto ben conosciuto, l'idea che gli italiani portassero addirittura malattie, che gli italiani fossero gente che violava le leggi, cosa in parte vera, perché poi in America gli italiani hanno portato la mafia, questa è una cosa verissima, e non si può negare, no? Le cinque famiglie italo-americane mafiose erano appunto di origine italiana. Il film Il Padrino, no, ha dato quest'idea dell'italiano mafioso, anche se è un film che aveva una visione romantica della mafia quasi quasi positiva, però sicuramente, ecco, avere il pregiudizio che sei mafioso non è bello. Quindi all'inizio l'idea che avevano gli americani degli italiani era abbastanza negativa. Seppure c'erano delle eccezioni, un'eccezione strabiliante è quella di Rodolfo Valentino, mito del cinema muto dell'epoca, diventato una star in maniera veramente incredibile, probabilmente la più grande star italiana che c'è stata qui negli Stati Uniti. Poi ovviamente c'era la tradizione del bel canto, quindi Enrico Caruso, quindi c'era anche ammirazione verso gli italiani. Però in genere si aveva la sensazione che gli italiani fossero mafiosi, tra virgolette, all'inizio. Non è un caso se poi, insomma, questa cosa ce la siamo portati adesso, cioè anche adesso continuano ad esserci, diciamo, una serie di serie TV che parlano degli italiani come mafiosi, però in genere ormai questo tipo di visione negativa è finita, non c'è più. È un merito, secondo me, va anche a Petrosino, il commissario di polizia che ha lottato contro la mano nera all'inizio del Novecento, che poi venne assassinato dalla mafia in Sicilia e che disse, fece, fu una figura importante perché disse: ok, è vero che gli italiani sono mafiosi, ma allo stesso tempo tra gli italiani c'è anche chi è estremamente antimafioso, ha lottato in maniera incredibile contro la mafia, tra cui Petrosino, che è stato probabilmente il personaggio più importante della polizia di New York. Se andate a Padula c'è anche una statua dedicata a lui, un museo dedicato a lui che ho visitato. Qui a New York c'è una piazza, insomma, Petrosino, Joe Petrosino è un personaggio importante. Quindi la prima idea che avevano gli americani degli italiani è che fossero mafiosi, sporchi, brutti e cattivi. Tuttavia questa cosa poi dagli anni 50 in poi devo dire che è cambiata per fortuna. È cambiata perché l'Italia ha avuto il boom economico, l'Italia col boom economico ha iniziato a diventare un paese industrializzato fortissimo in alcuni campi, tra cui design, moda. E quindi, oltre al fatto che l'Italia oggettivamente negli anni 50 è iniziato il turismo di massa degli americani in Italia, quindi sti americani ignoranti magari venivano in Italia e trovavano un paese fantastico, pieno di bellezze architettoniche, di bellezze pittoriche. Quindi gli americani all'inizio dicevano: l'Italia, che schifo questi italiani. Poi hanno iniziato a visitare in massa l'Italia, ne sono rimasti affascinati per la bellezza architettonica. L'Italia ha continuato diciamo, si è espansa a livello industriale, mostrando un lato che a loro era poco noto. E quindi gli italiani, da essere sporchi, brutti e cattivi, sono diventati un esempio di eccellenza. Non è un caso se il Made in Italy è ancora oggi riconosciuto come un marchio di fabbrica
di qualità, cioè una cosa prodotta in Italia è una cosa che viene considerata di estrema qualità. E quindi è un caso molto interessante quello degli italiani che sono riusciti a far cambiare idea agli americani su quello che sono loro, cioè da mafiosi brutti, sporchi e cattivi sono diventati degli epigoni, un esempio da seguire di eccellenza. A tutto questo va aggiunto anche il contributo che ha dato ovviamente la cucina italiana, all'inizio come cucina italoamericana. Perché? Perché la cucina, noi non ce ne rendiamo conto, ma aiuta molto a farsi un'idea positiva di un paese. Cioè un piatto di spaghetti con le polpette, che è un piatto tipico della cucina italoamericana, fa molto di più di qualsiasi altra cosa nel dare una sensazione positiva, una percezione positiva rispetto al paese che ti prepara quel piatto con le polpette. Quindi la cucina italoamericana è servita molto, anche la pizza, ragazzi, a far sognare l'Italia agli americani. Quindi adesso cosa è successo? Che se voi andate in giro e dite, non dimentichiamo un'altra cosa, mi sono dimenticato di dirlo, il cinema, ragazzi, il cinema italiano, no? Il neorealismo, Fellini successivamente, tutto il cinema degli anni 50 e 60 che a Hollywood vinceva gli Oscar anno dopo anno, il cinema anche ha contribuito tanto, no? Io direi il cinema negli anni 60 e la moda negli anni 80 sono stati grandi vettori che hanno reso possibile il cambio di opinione degli americani e del mondo in genere verso gli italiani. Fellini, De Sica, Visconti e poi negli anni 80 Versace, Armani e tutti i grandi, diciamo, designer di moda italiani. Quindi adesso se voi andate in giro e dite che siete italiano, vi garantisco che gli americani avranno un'ottima opinione di voi, un'opinione positiva. In genere loro hanno un archetipo dell'italiano che è un po' falso, però che funziona molto. Cioè, per loro gli italiani sono bei ragazzi, belle ragazze, dediti alla cucina, tutti, per loro tutti gli italiani sanno cucinare, sono cuochi in maniera quasi genetica e naturale, gente tendenzialmente allegra, che si presenta bene, anche molto unita ai valori della famiglia, ma anche un po' fanfaroni, soprattutto gli uomini italiani a cui piacciono le donne. Quindi gli americani hanno questo archetipo. Qual è il problema di questo archetipo? Che se non rientrate nel loro archetipo, allora non dico che negano la vostra esistenza, ma gli create molti dubbi. Cioè io molto spesso quando parlo con gli americani e dico guardate che non tutti gli italiani sanno cucinare, non tutti gli italiani sono allegri, non tutti gli italiani sono dediti alla famiglia, non tutti gli italiani sono fanfaroni, dicono no, ma non è possibile, cioè per loro tutti gli italiani dovrebbero essere così. Però loro ne hanno un'idea positiva, proprio perché, come vi ho detto, dagli anni 50-60 in poi, grazie al cinema, all'industria, alla moda, siamo riusciti a cambiare l'opinione, la percezione che avevano di noi. Quindi questo cosa significa, andando in soldoni, che gli americani riconoscono, madonna, questo che casino mi fa, gli americani riconoscono agli italiani un valore aggiunto. Quindi se voi venite in America, già per il solo fatto di essere italiani vi guardano con un occhio positivo, un occhio buono. Infatti dico, se un italiano viene a New York e apre un ristorante, è impossibile che fallisca, a meno che non fa male i conti, prende un locale troppo grande. Ma perché è impossibile che fallisca? Perché solo per il fatto che sei italiano, gli americani dicono, ah, sei italiano che apre un ristorante, si mangerà sicuramente bene, quindi la clientela non ti manca. È più probabile che se aprite un ristorante italiano a New York e vi criticano gli italiani che vi vengono a trovare, gli americani vi ameranno. Poi in genere non sono invidiosi degli italiani, anzi sono felici di contribuire al vostro successo. E infatti vi faccio anche un altro esempio: se voi andate su Google Maps e andate a cercare i ristoranti italiani, vedrete che tutti, ma dico tutti, hanno recensioni altissime. Provate ad andare voi, se non ci credete,
Ora vi dico qualche nome di ristorante italiano, così come mi viene in mente. Andate a vedere le recensioni che ha: San Matteo, Songhe Napule, Ribalta, Piccola Cucina, Sotto Casa, e potrei continuare. Mercato, mi pare che ci sia ancora quel ristorante. Mamo, cioè andate a vedere questi ristoranti, che recensioni hanno su Google Maps e vedrete che avrà tante recensioni positive. Oh, che casino, ragazzi. Fa un video con sto casino. È difficilissimo. Mamma mia. È difficile concentrarsi. Mamma mia, ragazzi, sto camminando. Non capisco perché devono fare sto casino. Bene. Allora, quindi vi stavo dicendo, da un certo punto di vista, la percezione degli italiani è molto molto positiva. Dobbiamo ringraziare in parte anche gli italoamericani, quindi anche coloro che sono venuti qua prima di noi. Perché gli italoamericani, grazie, cioè all'inizio ovviamente i pregiudizi erano negativi, tant'è che molti italiani non insegnavano neanche l'italiano ai loro figli e tendevano a nascondere le loro origini, mentre adesso, se sei un italiano e fai un figlio in America, sei orgoglioso di essere italiano, quindi vuoi che tuo figlio parli italiano. Prima, diciamo, degli anni 50, spesso ti davano un nome americano. Occultavano il fatto che tu fossi italiano perché ci poteva essere un pregiudizio negativo. Adesso non è più così. Ma perché dico anche grazie agli italoamericani? Perché se all'inizio si aveva questa sensazione, gli italiani sono tutti mafiosi, gli italiani poi, grazie al loro duro lavoro, grazie al fatto che si sono integrati bene in America, grazie al loro impegno sociale, politico, sono riusciti anche a cambiare questa percezione. Cioè, tu sei venuto in America. All'inizio la gente aveva una visione negativa, poi ha aperto il panificio, ha iniziato a fornire pane alla comunità, hanno visto che sei una brava persona, allora ha iniziato a dire: beh, ma sai cos'è? Forse questi italiani non sono così male. E visto che gli italiani sono stati tradizionalmente dei grandi lavoratori in tanti settori dell'economia, industrie edilizia, ristorazione, cibo, meccanica, distribuzione, in ogni settore gli italiani si sono dati da fare, hanno fatto anche molti soldi, sono stati bravi, i loro figli sono diventati avvocati, liberi professionisti, medici, insomma, quindi anche questo aspetto bisogna considerare, cioè che la iniziale diffidenza verso gli italiani con gli anni è iniziata a scomparire, anche se poi alla fine, con le seconde e terze generazioni si è visto di che pasta fossero fatti gli italiani. Chiaramente ci sono ancora pregiudizi negativi verso gli italiani? Probabilmente sì, per esempio che siamo un popolo magari che facciamo ritardo, la cui parola non è al 100% affidabile, ma io dico, con questa cosa degli archetipi spesso viene tratto un inganno, cioè uno magari si immagina il tedesco come una persona molto precisa che invece non fa molte battute, magari è molto seria, ma vi posso garantire che ci sono tantissimi tedeschi che arrivano più in ritardo degli italiani e che sono più pazzi, più sarcastici e più divertenti degli italiani stessi, soprattutto quando si bevono ettoliti di birra. Quindi ecco, quest'idea di catalogare una nazione, coloro che appartengono a una nazione o un'etnia, attraverso una figura di pregiudizi positivi e negativi, è sempre un problema. Cioè, perché? Perché rischi, ovviamente, questi pregiudizi rischiano di appiattire la tua immagine su uno stereotipo che non ti appartiene. Io, per esempio, vi dico una cosa: io dagli americani. Io non piaccio molto agli americani. In che senso non piaccio molto agli americani? No, che non piaccio come persona, ma perché mi vedono biondo, gli occhi azzurri, posso sembrare anche americano come aspetto, non amo cucinare, non sono un tipo sempre allegro che sorrido. Quindi io,
per loro non rappresento l'archetipo dell'italiano. Se andate a vedere gli italiani che hanno successo nel sistema mediatico americano, sono quasi sempre cuochi divertenti, no? E invece io rappresento proprio un italiano diverso, ma anche la musica è così. Per quale motivo i rapper italiani che fanno veramente tanti ascolti in Italia, tipo Sfera Ebbasta, in America non potrebbero mai aver successo, mentre il Volo, che in Italia non penso abbiano molto seguito, in America hanno un grande seguito, perché il Volo rappresenta, diciamo, in linea con l'archetipo, con l'idea che hanno loro degli italiani. Un rapper tipo Sfera Ebbasta, loro non vogliono, cioè loro non dicono: no, ma questo che ce ne frega, ci abbiamo i nostri rapper, cioè non rappresentano i rapper l'idea che hanno dell'Italia gli americani. E questo è un paradosso, perché questo crea anche una sorta di, cioè ti ingabbia, cioè ingabbia la tua figura, uno stereotipo, e questo può essere un problema, però è un qualcosa di inevitabile perché ragioniamo tutti così. Anche noi in Italia abbiamo un sacco di pregiudizi positivi e negativi sui popoli. Vi dico i popoli e poi se ci pensate ci arrivate anche voi. Se vi dico i brasiliani, le brasiliane, che idea avete? Se vi dico i colombiani, le colombiane, se vi dico i russi, le russe, se vi dico i tedeschi, le tedesche, se vi dico i francesi, le francesi, cioè in mente, vi verrà in mente un archetipo che appiattirà la vostra conoscenza su quella nazionalità, magari escludendo tutte quelle che sono le varie sfumature. Purtroppo il mondo funziona così. Però diciamo che alla fine io sono felice che gli italiani adesso, anche se non mi sento l'archetipo italiano, sono felice che gli americani abbiano questa bella visione dell'Italia. Devo dire che poi col tempo ho capito molto del perché gli americani ci amano così tanto. È perché in effetti gli americani non sono come noi. Cioè alcuni aspetti positivi dell'italiano non ce l'hanno. C'è l'italiano che ti dice: ah, pigliamoci un caffè. L'americano non è così. È difficile che un americano sia così, tra virgolette, gentile, no? Se vai in Italia, paesi che a noi sembrano irrilevanti, agli occhi degli americani sono bellissimi, i paesini italiani, no? Sui cucuzzoli delle montagne, quei paesini medievali. Per loro l'Italia è un incanto, mangiarsi un piatto di pasta in qualsiasi posto a 10 euro, qua un piatto di pasta comunque ti costa 40 dollari. Questo è quello che rende così possibile l'amore che hanno gli americani verso di noi. Ed è questa la ragione per cui poi molti italiani sono felici in America. Faccio il caso dei napoletani. I napoletani, io sono campano, spesso in Italia sono oggettivamente discriminati, cioè sia per il modo in cui parlano, per ciò che è la loro cultura. Quindi un italiano probabilmente, se va a vivere in un'altra città che non sia Napoli, potrebbe avvertire una certa discriminazione. Forse adesso meno, ma in passato vi garantisco che, insomma, basta chiedere in giro, basta leggere il giornale, che in passato un napoletano nel resto d'Italia subiva grosse discriminazioni. Quando vengono in America, paradossalmente, vengono trattati benissimo, cioè tutte quelle discriminazioni con cui magari una persona campana, napoletana, calabrese o siciliana si trovava a vivere proprio nella propria terra, cioè nel proprio paese, arrivati in America adesso non li subisce più. Viene amato, i napoletani piacciono molto agli americani, non so per quale motivo, probabilmente l'associano a buon cibo, perché è un popolo comunque fondamentalmente molto aperto, molto generoso, molto bello nei modi, no? Quando ovviamente sono di buon umore, e quindi questa cosa agli americani piace. Quindi New York è pieno di napoletani di successo, che grazie alla loro napoletanità, che magari in Italia ti porta ad essere discriminato, in America ti porta ad essere amato tantissimo. E quindi si sentono molti napoletani molto più a casa in una città come New York o New Jersey di come probabilmente si sentirebbero in altre città italiane e europee. Ed è per questo che l'America, il rapporto che c'è tra l'America e l'Italia, tra l'America e il Sud Italia, è così forte.
perché c'è un amore indubbio del popolo americano, che di per sé è un popolo d'amore, verso gli italiani, che grazie al loro lavoro sono riusciti ovviamente a farsi amare. Poi è chiaro che se vieni qua e fai le truffe, buono e caro, però insomma non è che vai molto lontano. Però se vieni qua e lavori, gli americani ti amano. E per oggi è tutto.